Gianni Ferrero, direttore di CPD, qui a presentare gli eventi per il 3 dicembre. 30 anni di CPD quest'anno, il secondo anno senza il storico presidente, nonché tuo padre Paolo Siride. Ti vorrei chiedere innanzitutto un ricordo di tuo padre e di quanto è stato importante il lavoro che ha fatto. Beh, l'importanza di mio padre come presidente della Consulta è il fatto che il secondo anno che non c'è più e tutti, dalle istituzioni a tutti gli amici che sono intervenuti alla conferenza stampa di stamattina, ricordano mio padre. Quindi, oppure il fatto che ogni giorno nella mia attività ogni volta incontro persone che dicono: ah, tuo padre era veramente fantastico, mi ha risolto quel problema. Quindi sicuramente la testimonianza, dico sempre che da quando non c'è mio padre la sua assenza è molto più forte di quando era presente, cioè nel senso è una cosa un po' strana. Infatti io non so mai se veramente ho, come si dice, no, pianto il lutto della mancanza di una persona a te cara che è tuo padre, proprio perché me lo ricordano molte cose, poi il lavoro che faccio, quindi è come se ci fosse, sempre qua a fianco. Quindi è stato molto importante per le attività sia della Consulta, ma anche penso per la città e per il territorio, per la società che oggi abbiamo. Tu appunto sei cresciuto come direttore sotto la sua presidenza e oggi ci ritroviamo qui di nuovo a festeggiare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che ha un programma ricchissimo di eventi che dura una decina di giorni, due settimane, quindi ce li puoi elencare brevemente i più importanti? Più importanti, sì, perché sono diversi, poi non tutti sono organizzati da noi, perché poi c'è questo discorso della rete, la Consulta è una realtà di rete. Allora, partiamo proprio col 3 dicembre, che è la giornata internazionale, con un convegno al Valentino, alla Sala d'Onore del Castello del Valentino, organizzato dalla Consulta e dalla SINFER, che è la Società Italiana Medici Fisiatri Nazionale. Quindi si parlerà ovviamente di riabilitazione, di robotica, e quindi un convegno molto interessante al mattino. Poi il 4 dicembre l'evento che mio padre era molto legato, che è l'evento delle scuole. Noi portiamo circa 2500 ragazzi, sono anche 170 insegnanti di 80 istituti, adesso forse non ho proprio azzeccato tutti i numeri, ma siamo lì, per una mattinata di testimonianza dove ci sarà attività sportiva, teatrale, testimonianze, vedere tutti questi ragazzi che comunque condividono un tema, che è quello di quest'anno, è non arrendersi mai, e loro non si arrendono. Ovviamente parliamo di classi dove all'interno c'è anche persone con disabilità, quindi alunni con disabilità. La cosa bella, l'ho detto prima, è che nei ragazzi non c'è questa differenza tra di loro, e infatti noi facciamo queste cose qua affinché poi vadano a casa, faranno pranzo, cena e parlano con i loro genitori, e quella è la testimonianza che noi speriamo che i ragazzi portano in ogni casa dell'area metropolitana torinese, perché sono scuole dell'area metropolitana torinese. Poi abbiamo il 6 dicembre un evento importante dell'OGR fatto con la Fondazione CRT, Fondazione Paideia, un convegno sulla cultura con Fondazione CRT, e da anni che stiamo lavorando anche con le OGR sulla cultura. Quest'anno abbiamo deciso di non parlare più di barriere di accesso alla cultura inteso proprio come visitatore, quindi barriere architettoniche o barriere di relazione, ma invece proprio come arte di tutti, quindi l'arte per tutti e l'arte di tutti, cioè quello proprio di far capire che prima di tutto si è artisti, prima di tutto se persone e poi con disabilità. Quindi è giusto che se c'è un artista in quella mattinata ci saranno tre o quattro artisti con disabilità che faranno le loro opere mentre c'è il convegno, e queste opere, questa qui è veramente, penso sia la notizia, peccato che l'abbia detto prima, però diciamo a voi, queste opere saranno prese in carico, quindi comprate dall'OGR come patrimonio dell'OGR, che l'OGR è un centro culturale tra i più importanti che stanno, è nato da poco a livello italiano. Quindi questo è già un segnale molto importante. Artisti che forse qualcuno li vede prima disabili che poi artisti, in quell'occasione sono artisti e la loro opera sarà acquistata dall'OGR. E poi altri eventi, però andate sul sito cpdconsulta.it o sulla nostra pagina Facebook cpdconsulta e avrete tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Bene, allora grazie anche di quest'anteprima che ci hai dato, e non resta che augurarti, augurare a tutti i nostri poi ascoltatori e chi ci vedrà, buon 3 dicembre. Grazie, grazie a voi, vi aspetto agli eventi. Grazie.